che mi chiamo Alfonso Vendangelo, sono un piccolo proprietario terreno e siamo qui a Salerno per dimostrazione contro l'IMI sulla proprietà terrena che dobbiamo pagare, che ci hanno anche aumentato, diciamo, questa tassa ingiusta per noi. Questo è il problema. Rosario Rago, Confagricoltura Salerno. E stiamo qui davanti alla prefettura per far sentire la voce degli agricoltori insieme a Confcooperative, CIA, Agrinsieme, Lega delle Cooperative, AGC e quant'altro. Siamo qui per far capire al governo che noi vogliamo assolutamente che diventi efficace come diventano efficaci le nostre imprese. Questo è fondamentale per il futuro e questo ci aspettiamo, visto che noi il nostro ruolo lo svolgiamo appieno. Enrico Gesù Maria, Confcooperative Salerno e Alleanza delle Cooperative. Sì, oggi l'iniziativa è a tutela e a difesa del mondo agricolo e dell'agroalimentare campano, in particolare della nostra provincia, della provincia di Salerno. Oggi insieme, con Agrinsieme, vogliamo portare all'attenzione del governo attraverso la sua articolazione territoriale, quindi il viceprefetto vicario, in 15 punti quali sono le esigenze e le istanze delle nostre imprese agricole e agroalimentari. Non è più possibile tergiversare e attendere ulteriormente chiarezza dal punto di vista della sburocratizzazione, così come della regolamentazione nel nostro comparto. Quindi da qui partiamo anche per una maggiore dignità e un maggiore orgoglio delle nostre splendide imprese e con questo anche per l'innovazione, perché noi vogliamo essere imprese che sono al passo con i tempi, ma il governo centrale e il governo regionale debbono fare il loro percorso.